Scatman's World. Siamo in Cina, Gran Premio di Shanghai e ragazzi, terza pole consecutiva, non sto sbagliando una mossa, anche sotto il diluvio ce l'ho fatta, pazzesco, veramente sono stragasato, la Icona in secondo, ora devo dire che in questa mod hanno dato qualche decimo di vantaggio alla Ferrari come prestazioni, penso a questo punto. Va bene raga, intanto poi abbiamo visto che in gara diciamo che le qualifiche sono una cosa, in gara poi si stravolge tutto perché anche le Mercedes che erano partite indietro in qualifica e poi in gara hanno recuperato, probabilmente l'hanno fatto per bilanciare un po' il tutto perché sennò è troppo difficile, vincono sempre solo le Mercedes. Vabbè, andiamo raga, qua però ecco, non posso, adesso sta diluviando, pioggia per il 100% della gara, speriamo di riuscire a fare un buon risultato. Vai ragazzi, guarda che bello vedere le Ferrari nelle prime posizioni. Però siamo in Cina ragazzi, sarà molto molto dura. Vai Fiori. Inizio il Gran Premio cinese. Però stare molto attenti a questa prima curva. Eccola là subito, lo sapevo. Mamma mia, subito la Icona prende la testa. Madonna, quella pioggia è veramente dura. Non è pioggia super battente però. Tanto Rosberg è terzo. Mamma mia, la macchina slitta parecchio. Kimi se ne sta andando. Che miseria. La gara è diversa, raga, la gara è diversa. Comunque la qualifica ce l'ho fatta per un decimo, cioè per un centesimo, no che cazzo è, ciao. Per un decimo. Ma adesso sarà dura, Fioi. Lungo, non pioveva così in qualifica. Era variabile, mamma mia, cosa è successo? Kimi se ne sta andando. Sarà una gara diversa qua. Sarà una gara molto diversa qui a Shanghai. Ciao, le Mercedes in rettilineo mi danno via merda tutte e due, bene. Sarà lotta qua. Uff, mamma mia che sfida. Qua dobbiamo difenderci dalle Mercedes, Fiori Icona se ne sta andando, Fiori Ferrari veramente dominano. Mamma mia, oh, la qualifica sa dire che l'ho fatta ancora in condizioni di asciutto, anche se pioveva leggermente. Adesso soffro, però adesso 17, dato 3, attenzione, 3 ritiri, brutto incidente sicuro. Anche Hamilton mi supera. La Cina lo sappiamo che non è una gara favorevole. Però la pole mi aveva dato speranze. Ma la pioggia battente si fa sentire, la tecnica viene meno in una gara così. Raikkonen veramente sta volando, Però noi non dobbiamo demordere. Hamilton è ancora qua. Lunga. Qua stavo perdendo la monoposto. La safety car non esce. Rosberg, attenzione a Rosberg. Cambia traiettoria Vettel. E ci riprendiamo la terza posizione, ma sarà durissima oggi. Oggi sarà una gara molto molto complicata. Oddio. L'alettone si è un po' rotto. Porca puttana.
L'alettone si è un po' rotto. Lungo ancora, niente da fare, non la tengo. Non la costa nuova fisica che hanno messo, proprio con la pioggia faccio fatica, eh. Faccio proprio fatica. Attenzione Rosbif, prova all'interno, il Kuma resiste, Vettel resiste. Mamma mia che lotta raga, che lotta. Quanto Hamilton forse va a prendere Raikkonen. Mamma che situazione raga. Tre pole consecutive però, mamma mia, mai successo. Se non sbagliamo quantomeno Rosberg non ci prende, però Hamilton se ne sta veramente andando. Prevista pioggia per il 100% della gara. Ok, anche se è stato l'incidente non è uscita la safety car. Attenzione, Rosberg se ne va, lasciamolo passare. E poi andiamo subito all'interno. Qua forse la prendo lunga, è un po' lungo il Kuma. Rosberg è proprio a lato. E Rosberg mi supera. E c'è anche Bottas. Non abbiamo il passo, fino in Cina non c'è il passo. Proprio in Cina lo sapevo, d'altronde è così, ci sta. Vabbè, cazzi tuoi, vecchio. Abbiamo carburante elevato. Vediamo se riusciamo a riprendere Nicolino. Dai, Kuma, dai, cazzo. Non riesco a prenderla in pieno con la pioggia. Qua ho rischiato il testacoda. Madonna, Hamilton ha preso, sta prendendo le icone, eh? Sta recuperando. Dai che il Kuma è a caccia. Il Kumendone a caccia di Nicolino, andiamo a riprenderci almeno il podio. Cazzo, ero primo, Dio Cristo. Vabbè, Bottas un po' indietro, per fortuna. Dai Kuma, dai. Niente da fare. Rosberg è in controllo. Tanto attenzione, Raikkonen perde il primo posto, vedi le Mercedes sono superiori. Le qualifiche per... Le qualifiche... No, Raikkonen è primo in realtà. Allora è già un doppiato quello. Adesso qualche incidente sarà successo, sono andato ai box prima. Mamma mia, faccio una fatica ragazzi. Faccio una fatica a tenere la vettura in pista. Con condizioni asciutte secondo me il podio era sicuro. Dai. Dai ragazzi. Dai ragazzuoli. Dai Sebastiano, ancora non sto perdendo da Rosberg per fortuna. Il podio è ancora possibile. Bisogna sperare in qualche guasto davanti, ma è dura. È molto molto dura. Comunque andiamo ai box al settimo giro. Ragazzi, pazzo Kuma, non sono andato ai box, ho le gomme finite.
Però se vado adesso perdo un sacco di posizioni. Però basta, le gomme non... Ecco, ho tentato il possibile, adesso sono andate. Strategia pazza, ci ho provato ragazzi, ci ho provato. Se vado ai box adesso vado fuori sesto. Però mancano, non lo so se rischiare o no a sto punto, di fare una pazzia di non andare mai ai box. Tanto non ho l'obbligo perché si parte con la pioggia, quindi... C'è Rosberg a 8 secondi ancora, Potrei andare al podio. Non le tengo più, fiori. Mamma mia, come sono ridotte. Vediamo quanto perdo da Rosberg. Mamma mia, che crisi cume però, fiori. Sì, Mamma mia. Sento le gomme veramente finite. Ho già perso un secondo in mezzo giro. Vediamo se riesco a fare un miracolo sportivo. Dai, comendino. C'è anche un doppiaggio. Ah, Dio mio. Occhio a non sbagliare. Tre giri alla fine, ragazzi, tre giri. Mamma mia, quanto ho perso. Guarda sto stronzo, fammi passare. Quanto sto perdendo, ma è l'unico modo. Strategia di poco spazzoide. Ormai andare in box adesso non ha più senso. Se devo stare attento a sperare di non aver forature. Perdo ancora, mamma mia. Mamma mia ragazzi, quanto perdo. Ecco le gomme finite. Non tengo più la strada praticamente. Dai, dai, crediamoci a sto podio. Quattro secondi. Perdo ancora qualcosa. Da Hamilton ho già perso 5 secondi in due giri. Mamma mia. Mamma mia, povero Kume. Dobbiamo tenere duro anche se l'impresa è veramente disperata. Rosberg è arrivato, Rosbif è vicino. Tengo più, non la tengo più. Giro lentissimo, 2 secondi, altri 2 secondi recuperati in un giro. 2 giri alla fine. Mamma mia. Che dura raga, troppo dura. Ah sì? Mi fa piacere. Concentrazione finale proprio. Perdo veramente 3 secondi più lento il giro rispetto al mio miglior giro, che comunque non è un giro spettacolare. Rosberg è arrivato. Dai, speriamo che sia una strategia vincente, è solo se riesco ad arrivare terzo. Se no comunque ero quarto, se ne avevo i box subito. Quindi non cambia niente. E ciao. Ciao signori. Nicolino Rosberg. Carburante elevato, devo rischiarla.
Il Kumi ritorna terzo, bravo Vettel, dai. Bisogna soffrire quest'ultimo giro. Final lap. Ho fatto un buon giro, alla fine mi sono riscattato, dai. Vediamo se il Kumi riesce nell'impresa di rimanere terzo con le gomme abbastanza finite. Abbastanza, tra virgolette. Dai, chiudiamola. Mamma mia, raga. Ti prego, arriva la fine. Non ce la faccio più. Pioggia, più gomme così. È un brutto mix. Eccola qua, eccola qua, eccola qua. Uff. Ci giochiamo tutto alle ultime curve. Ci giochiamo tutto alle ultime curve. Attenzione. Ah, devo andare anche di miscela bassa, devo andare. Ai ai ai. Va a vincere Kimi, grande Kimi. È ancora successo per la Ferrari. E adesso giochiamo tutto in questa curva. Dai, come tieni duro Vettel, dai Vettel. E teniamo la posizione. La teniamo. Dai, vecchio mio. Terzo posto, incredibile. Cosa ho fatto? Pazzesco. Festeggia Vettel, ha ragione, con le gomme finite siamo arrivati terzi. Mamma mia. I ritirati, Sainz, Kiat, Perez e Pippo Massa. Ok, la classifica piloti 65, 58, 40. Ok, siamo ancora tutti là. La costruttori, 120, beh, costruttori stiamo dominando per il momento. Buono, buono, buono. Ok raga, un saluto dal Comandone Veneziano, prossima tappa, non mi ricordo. Ciao!